All'alba del 15 dicembre del 1976 la polizia circonda una palazzina a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. In questa palazzina c'è l'appartamento della famiglia Lasia, dove da alcuni giorni è tornato a vivere Walter Lasia, uno degli esponenti di spicco delle Brigate Rosse. La polizia entra nell'appartamento dove vivono i genitori di Walter Lasia, due militanti del Partito Comunista. Entra nella camera di Walter Lasia, qui c'è un conflitto a fuoco, dove perdono la vita il maresciallo Sergio Barrega e il vicequestore Vittorio Padovani, oltre allo stesso Walter Lasia, una morte che fece molto, molto discutere. Walter Lasia sarà anche il nome della brigata, della colonna milanese delle Brigate Rosse, che nel periodo degli anni di piombo raccoglieva circa un centinaio di terroristi.